L'episodio alternativo numero 27 di Nazoom Eleven, chiamato Reloaded, inizia con i nostri ragazzi intenti a sollevare il trofeo del Football Frontier, appena vinto, regalandoci poi una sigla che ci fa ripercorrere il cammino della Remon Eleven. Ma archi amici, tornati al loro istituto, si troveranno tutti gli altri studenti ad attenderli. La scena si sposta poi alla vecchia e storica sede del club di calcio della Remon, dove Mark, Jude ed Axel si prometteranno a vicenda di diventare i calciatori più bravi al mondo, inseguendo lo spirito della Remon. L'allenatore Hillman però richiamerà i ragazzi al dovere. Infatti la federazione calcistica ha organizzato un amichevole contro la squadra del Barcelona Orb. La Remon Eleven si schiererà con un classico 4-4-2, mentre il Barcelona Orb adotterà lo stesso modulo ma in maniera lineare. La partita inizia con una serie di passaggi di Kevin ed Eric, per poi terminare con un tornado di fuoco di Axel, parato con un solo dito dal portiere avversario. Provocando i propri avversari, quest'ultimo restituirà il pallone all'attaccante biondo, che insieme a Jude e Mark calcerà un potente a Retina Zuma contro la porta del Barcelona. Alonso però parerà un'altra volta. La squadra vestita di giallo e bianco andrà finalmente all'attacco, non facendo toccare nemmeno una volta il pallone alla Raymond. L'attaccante e capitano avversario, Flavio Oban, segnerà facilmente calciando con potenza verso la porta di Mark. Quest'ultimo però non si darà per vinto e farà ripartire l'attacco i propri compagni. Nathan, Bobby ed Eric sfodereranno il volo della Fenice, bloccato dallo stesso Oban. Anche Jack verrà saltato con facilità e la squadra spagnola si porterà in vantaggio di ben 5 reti. Mark però non si arrenderà, dicendo di voler superare le squadre di tutto il mondo. Dopo un sonoro 6-0, il portiere della Raymon proverà a parare il tiro di Oban con la mano del colosso, tuttavia il pallone finirà in rete anche questa volta. La partita era sul punteggio di 12-0 per la Barcelona Orb. Flavio Oban, capitano della squadra, deciderà di mettere la parola fine a questa partita, mostrando a tutti una sua tecnica micidiale, ovvero il Diamond Ray o raggio diamante, che farà rimanere di stucco Mark, che incredulo cadrà al suolo. La partita finisce dunque con il risultato di 13-0, tuttavia Mark scoppia in una risata. La squadra spagnola si prenderà dunque gioco del Giappone, dicendo che il loro calcio è di un livello molto più basso rispetto a loro. La squadra si trova ora in riunione con il preside della Raymon e Todoroki Denjiro dell'amministrazione del calcio giovanile, che ancora una volta ribadirà la debolezza delle squadre del Giappone. Il piano di Denjiro è quindi quello di dividere i membri della Raymon per rafforzare più squadre giapponesi possibili, in modo da far crescere ancora di più la forza e il prestigio di altri club. Mark sarà dunque deciso a seguire questo progetto, promettendo di creare un Giappone competitivo a livello mondiale. Non tutti però sono decisi a seguire questa scelta, Kevin per primo, tuttavia Axel e Jude inciteranno i ragazzi a seguire lo spirito della Raymon, continuando a giocare a calcio, aggiungendo che anche se non saranno più insieme, saranno sempre legati dall'amore per il calcio. Così Eric e Bobby torneranno in America, dove giocheranno per due squadre diverse, ma non saranno i soli a partire. Anche Nelly viaggerà in qualità di personale dell'associazione del calcio giovanile. L'episodio termina con un discorso tra Mark, Axel e Jude, che si prometteranno vicenda di continuare a giocare a calcio e che nessuno perderà contro l'altro. I tre giovani ragazzi prenderanno dunque tre strade differenti, dividendosi e dando inizio così ad una nuova storia. Il primissimo episodio di Nazoom Eleven Ares invece inizia mostrandoci l'isola di Nakuni e i ragazzi del club di calcio intenti ad allenarsi. Sanno di essere una squadra non all'altezza delle altre del paese. Il preside Wintersea chiamerà nel suo ufficio Asuto e Tatsumi per avvisarli del fatto che il loro campo verrà smantellato, dal momento che la scuola non può permettersi uno sponsor. Ed è così, nemmeno tempo di dirlo che i lavori sono iniziati. Asuto cercherà di fermare gli operai, che però non vorranno sentire ragioni. Il ragazzo in lacrime ripeterà più volte che non smetterà mai di giocare a calcio. La situazione di Asuto si fa sempre peggiore, infatti sua madre è ora ricoverata in ospedale e non appena finito di fare un discorso motivazionale al proprio figlio, ella morirà, lasciando il povero Asuto in lacrime. Il giorno dopo la squadra si ritroverà di nuovo nell'ufficio di Wintersea, che fisserà una condizione per far tornare il calcio nella loro scuola e sulla loro isola: vincere il Football Frontier con la maglia della Raymon. Nonostante i suoi amici non siano completamente convinti di potercela fare, Asuto darà loro fiducia in vista della prima partita contro la Sheshuga. Kozumaru Sasuke farà la sua apparizione, dicendo di essere abbastanza deluso dai giocatori dell'isola, aggiungendo che per vincere il Football Frontier bisogna spazzar via la propria paura ed imparare almeno una tecnica speciale. I ragazzi allora, a partire da Tetsu Nosuke, cominceranno ad allenarsi, quest'ultimo pensando a padroneggiare la tecnica del Fire Lemonade, subito corretto da Masakatsu, che gli dirà chiamarsi Fire Tornado. Molti dei ragazzi non sono ancora convinti del fatto di lasciare l'isola, tuttavia i propri parenti li spingeranno
dovranno ricorrere ai propri sogni e le proprie passioni. Asuto, puntando il sole, prometterà alla propria defunta madre di rincorrere il calcio, di non lasciare il calcio e di riportare il gioco da lui amato sull'isola. I ragazzi l'indomani partiranno alla volta di Tokyo, dove la Raimon li attende. La squadra visiterà la storica sede del club di calcio e subito dopo ci ritroveremo a vedere la partita contro la Shishugakuen. Lo scontro inizia, calcio d'inizio, Tetsunosuke prosegue verso la porta avversaria, conducendo insieme ad Asuto, che passa Sasuke, che a sua volta sgancia un tornado di fuoco verso la porta della Kakuen. È 1-0. La squadra avversaria però non pare essere particolarmente colpita. L'unico in estasi è Aizaki Ryuei, che non vuole restare nell'ombra di Jude e che dunque andrà all'attacco con la zona micidiale, che spazzerà via i componenti della Raimon segnando il gol del pareggio. La Inakuni Raimon si troverà sempre più pressata dalla squadra avversaria. E ora flashback. Nel secondo episodio di Inazuma Eleven Ares torniamo al momento in cui i ragazzi isolani arrivarono alla scuola di Tokyo, dove incontreranno Anna, la presidentessa del comitato studentesco e manager del club, che li avviserà dell'estrema forza di Aizaki Ryuei, il demone del campo. Poco dopo farà anche la sua comparsa Aurelia, che si presenterà alla squadra come seconda manager del club e che li accompagnerà dal preside Firewheel, il quale racconterà le gesta della precedente squadra della Raimon. Ed ecco che ci viene presentato l'allenatore della squadra, Zhao Jinyun. Subito i ragazzi si troveranno bene nei panni della Raimon. Aurelia arriverà negli spogliatoi dicendo che i ragazzi sembrano proprio la leggendaria Raimon Eleven. Tuttavia Tetsunosuke dirà di non conoscere Mark e tutti gli altri giocatori, facendo letteralmente saltare tutti gli altri. Adoro già questo ragazzo. Ad ogni modo, Aurelia porgerà loro gli Eleven Band, particolari braccialetti in grado di inviare le indicazioni dell'allenatore direttamente al posto del giocatore. Mister Zhao illustrerà alla squadra il piano di allenamento. Tuttavia ai ragazzi sembrerà un programma parecchio pesante e alcuni di loro saranno intenzionati ad imparare subito le tecniche micidiali invece che a perdere tempo così. Iniziano dunque gli allenamenti per i membri della Inakuni Raimon, che verranno riconosciuti mentre corrono in città. A fine giornata però è ora di tornare a casa e molti di voi riconosceranno il loro alloggio. Si trattano infatti degli appartamenti Windsor, casa di Arion in Inazuma Eleven Go. Torniamo alla partita, dove la Shishugakuen sta dominando in tutto e per tutto sul campo da gioco. Ma attenzione, altro flashback, questa volta di Aizaki, che sotto la doccia si troverà a discutere con Jude, che gli chiederà se è intenzionato o meno a giocare contro la Raimon. Lo stesso Jude aggiungerà che la luce che lo salverà la troverà proprio nella Raimon. Il punteggio è ora sul 1-7 e Ryuei mostrerà loro l'Over Penguin, una sua tecnica micidiale, facendo così terminare la partita 1-10. Nosaka Yuma sugli spalti pare essere però interessato alla squadra della Raimon, anche se quest'ultima ha perso la partita. Asuto non sarà abbattuto, anzi spronerà ancora una volta i suoi amici a non lasciare tutto e a continuare a lottare per il calcio. Tutti i ragazzi dopo la partita si ritroveranno a guardare Tokyo dall'alto. Asuto però scoppierà in lacrime per il dispiacere di aver perso, e con lui tutti gli altri ragazzi. Tuttavia un rappresentante di un'agenzia di viaggi proporrà loro di diventare il loro sponsor, dicendo che in una partita non conta solo la vittoria e che hanno giocato un bellissimo calcio. I ragazzi, increduli, acquistano maggiore fiducia in loro stessi e Asuto, più carico che mai, volgerà il proprio sguardo al cielo. Il prossimo episodio, che andrà in onda il prossimo venerdì, sarà incentrato sull'allenatore della Raimon, Zhao Jinyun. Sicuramente ne combinerà delle belle. Bene ragazzi, piaciuti questi tre riassunti uniti in un unico video? In questo caso vi invito a lasciare un mi piace, a condividere il video con i vostri amici e ad iscrivervi se ancora non l'avete fatto. In descrizione trovate anche tutti i nostri social network, dove rimanere sempre aggiornati. E anche il sito di Pumpling, dove acquistare magliette, felpe e tanto altro in sconto grazie al nostro codice POCNEXT. Mi farebbe davvero felice vedere questo video raggiungere almeno 500 mi piace, quindi fateci capire quanto tenete a questa serie. Qui da Diego è tutto, ciao calciatori!